Buonasera. Buonasera. Libero docente di scienze dell'alimentazione e vicepresidente della Società Italiana Scienza dell'Alimentazione. Allora, professore, quando dobbiamo iniziare a preoccuparci del nostro peso? Quali sono i segnali che ci fanno capire che dobbiamo cambiare dieta? Ma uno dei segnali, per esempio, uno dei più banali ma semplici, può essere quello degli abiti. Quando gli abiti cominciano ad esserci un po' stretti, invece di pensare che si siano ristretti gli abiti, cominciamo a pensare che forse siamo un po' ingrassati noi. Piccoli segnali di buonsenso. Sì. E quanto sovrappeso è accettabile? Ma sovrappeso accettabile dipende innanzitutto dal peso da cui si è partiti, dipende anche molto dall'età. Per esempio, una cosa che bisognerebbe dire è che ormai è appurato che per gli adulti, le persone non più giovani, non bisogna intestardirsi a mantenere a tutti i costi il peso di quando si avevano 20 anni. È accettato e appurato che un piccolo sovrappeso, quella che gli inglesi chiamano floridezza, plumpness, per l'adulto è, non solo è scontata, ma addirittura sembra essere un segnale di protezione ai fini dell'aspettanza di vita. Quindi non intestardirsi a inseguire il peso dei 20 anni, ma un piccolo sovrappeso è naturale e sembra anche avere un effetto protettivo. I pericoli della dieta fai da te, Emanuela Pendola. La dieta del gelato, la dieta crudista, la dieta della molletta, quella che non fa sentire il profumo dei cibi facendo arrivare prima il senso di sazietà. Le troviamo su internet e sulle riviste, ma i risultati non sono garantiti e la salute a volte è a rischio. Francesca di Dieta Fai Da Te ne ha provate parecchie. Provai diversi anni fa una dieta in cui si mangiavano solamente proteine. E persi anche molti chili, solo che poi stetti malissimo e addirittura una volta in ufficio svenni. Un'altra volta invece ho fatto quella del minestrone, che è molto più breve. Anche lì devo dire che il mio intestino ha avuto qualcosa da ridire. Colazione, pranzo e cena. Colazione, pranzo e cena, minestrone. Immediatamente si perde qualche chilo, solo che appena poi smettevo di farli, immediatamente mi riprendevo tutti i chili che avevo perso. Si chiama effetto yo-yo e a lungo andare provoca scompensi nell'organismo, abbassando le difese immunitarie. Un'altra conseguenza molto importante, forse la più importante, è proprio quella di rinforzare o predisporre alcune persone a quelli che sono i disturbi del comportamento alimentare, come l'anoressia, la bulimia, che oggi insomma sono molto comuni e molto frequenti. Professore, dieta fatta di solo proteine, solo frutta, solo carboidrati, quali bisogna assolutamente evitare? Ma se lei ha fatto caso, tutte le cose, le tesi sposate dalle persone che sono state intervistate erano sempre eccessive semplificazioni, cioè non affrontavano mai il problema alle radici. Quello che bisogna evitare è cercare una soluzione semplice a un problema complesso come quello del sovrappeso, che coinvolge il nostro metabolismo, il nostro comportamento abituale, il nostro stile di vita, la nostra attività fisica. Evitiamo senz'altro le diete basate su farmaci, evitiamo senz'altro le diete monocibo, che basano l'effetto dimagrante solamente sul fatto che a un certo punto non se ne può più di certi alimenti e se ne mangia sempre di meno. Evitiamo senz'altro le diete che prevedano lunghi digiuni, evitiamo le diete che aboliscano intere categorie di alimenti, perché sono inevitabilmente squilibrate quanto a vitamine, minerali e importanti nutrienti. Cerchiamo di usare il buon senso, insomma. Professore, quanti chili è realistico che si possano perdere ogni settimana? C'è un generale accordo a livello mondiale fra tutte le persone che si occupano seriamente di nutrizione, circa un chilo, 800 grammi, un chilo anche nei grandi obesi, nel medio lungo periodo. All'inizio si può perdere anche di più, ma si perde di più perché si perdono soprattutto liquidi e anche un po' di tessuto magro, purtroppo, di proteine. Quindi siccome il nostro organismo non ha i meccanismi per eliminare più di circa 100-130 grammi di tessuto adiposo al giorno, se perdiamo di più nel medio lungo periodo dobbiamo renderci conto che stiamo facendo qualcosa di sbagliato e stiamo impoverendo il nostro organismo di tessuto magro, e questo è delittuoso. No alle scorciatoie, Felicia Mammone. Ho comprato delle fasce snellenti, pantaloncini soprattutto. Mi promettevano di snellire senza fare grande fatica. Ho sprecato dei soldi. Pantaloncini snellenti e fasce modellanti si comprano in farmacia o in TV. Online poi si trovano tutte effetto sauna. Sono pubblicizzati come miracolosi per perdere chili in più, ma funzionano? Il grasso non si scioglie aumentando la temperatura corporea, ma il grasso si scioglie con una restrizione calorica e con l'attività fisica.
fisica. Sudare non è dimagrire. Indossando e facendo attività fisica con questi prodotti non si perde il grasso in eccesso, ma i liquidi, che si recuperano subito bevendo o mangiando alimenti ricchi di acqua. Gli effetti negativi si possono avere se si induce un'eccessiva sudorazione, possiamo arrivare ad una disidratazione e in casi particolari anche a un calo pressorio fino ad arrivare al collasso. Sull'addome quando la mettevo sudavo tanto, però poi non è che quello dimagrisci, cioè sudi e basta. La prima cosa che viene in mente vedendo questa tuta, gli eventuali rischi di una non corretta termoregolazione. Questi prodotti come tute, fasce e pantaloncini li sconsiglio sicuramente ai cardiopatici. Quindi occhio a scegliere bene cosa indossare per allenarsi. Quanto correva quel signore. Allora, professor Ticca, c'è però un ambito in cui uno può regolarsi da solo? Cioè devo perdere un 2-3 kg, è inutile che vado dal medico, è possibile? No, questo è vero, se devono perdere pochi chili certamente è un problema che noi possiamo affrontare da soli usando sempre il buon senso e cercando di non farci abbagliare dalle diete di moda o dai falsi profeti che pretendono di cambiare le regole che in tutto il mondo le associazioni mediche invece approvano e predicano. Quando si devono perdere più chili diventa più problematico, perché è difficile che una persona da sola abbia la costanza di portare avanti la propria dieta abbastanza a lungo. Molto spesso si smette a metà, si recuperano tutti i pesi persi con le inevitabili ripercussioni anche sul piano morale ovviamente. Quindi lì è importante avere qualcuno che ci segua, qualcuno che ci spieghi quello che sta succedendo, come sta cambiando il nostro peso, che ci insegni un giusto traguardo, un traguardo logico, ragionevole e anche come fare il mantenimento. Questa persona può essere benissimo anche il medico di famiglia, si intende, però farsi seguire, consigliare, aiutare è una cosa molto ragionevole. Strutturare un comportamento. Allora cerchiamo di sfatare qualche luogo comune, professore, se è il caso. Allora, meglio mangiare frutta lontana dai pasti, è vero o falso? Guardi, questi luoghi comuni sono molto divertenti perché sono un mix di tradizioni della nonna, di notizie che poi sono state smentite dalla scienza ma nessuno se n'è accorto e infine di leggende metropolitane moderne messe in giro spesso per ben precisi interessi. Questo della frutta no, è una leggenda metropolitana. Non è vero che non si debba mangiare la frutta alla fine dei pasti, fatta eccezione per alcune persone che hanno dei problemi digestivi a livello gastrico. La frutta alla fine dei pasti è molto utile. Ci aiuta a dare il senso di sazietà, sostituisce il gusto del dessert, fornisce vitamina C che migliora l'assorbimento del ferro che abbiamo consumato, che abbiamo introdotto con gli alimenti precedentemente utilizzati e fornisce materiali antiossidanti nel momento in cui nello stomaco arrivano materiali che possono essere ossidati e quindi aiuta a prevenire l'effetto, l'azione dei radicali liberi. La pasta alla sera fa ingrassare. E questa è altra leggenda moderna, questa, no, senz'altro. Non è vero. Quello che fa ingrassare è se mangiamo più in tutto il corso della giornata di ciò che effettivamente serve e che dobbiamo riuscire a calcolare con una certa avvedutezza. Naturalmente quello che fa mangiare è consigliabile limitare il pasto serale, questo è vero, su questo non ci sono dubbi, ma anzi se dobbiamo fare una scelta, meglio mangiare la pasta la sera piuttosto che la carne, perché si digerisce più facilmente. Nasce spontaneo. No, mangiare pesce fa bene alla memoria. Non è vero assolutamente, il pesce, fra l'altro, a parte il fatto che il pesce non è uno degli alimenti più ricchi di fosforo, ce ne sono molto più ricchi come i formaggi, come la frutta secca, come i crostacei, ma poi è inutile che noi non siamo mai in carenza di fosforo, il fosforo lo troviamo dappertutto, se introduciamo più fosforo non facciamo altro che eliminarne di più e quindi pareggiamo il conto. L'unica cosa vera è che il pesce è ricco di polinsaturi, di acidi grassi polinsaturi, la cui presenza è essenziale per lo sviluppo del sistema nervoso, ma mangiare pesce non migliora le qualità mentali né migliora la memoria. Grazie professore, abbiamo altre domande ma le faremo un'altra volta che ci farà il piacere di essere nostro ospite. Grazie professore.